possiamo attivare alla saggezza attraverso il pensiero. La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. Vi sono numerosi passi del Vangelo nei quali vediamo Gesù in aperto conflitto con i farisei, vale a dire con la tradizione umana contrapposta alla vera tradizione mistica. Nel Vangelo secondo Matteo, nel capitolo quindicesimo, abbiamo un buon esempio di come avvenisse lo scontro tra lui e loro. In quel tempo vennero a Gesù da Gerusalemme alcuni farisei e alcuni scribi e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo». Gesù li sgridò per la loro ipocrisia nell'osservare così meticolosamente le regole minori, ignorando però al tempo stesso quelle ben più importanti, e quindi disse: «Ascoltate e intendete, non quello che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo». Non è che Gesù sconsigliasse pratiche salutari come il lavarsi le mani prima di mangiare. Tuttavia, in un'era in cui le regole secondarie ricevevano troppa importanza rispetto alle pratiche veramente importanti, come ad esempio il purificare il cuore dai desideri impuri, egli voleva sottolineare la suprema importanza dell'amore e dell'amare Dio e dell'entrare in comunione con Lui. I farisei, in altre parole i religiosi ortodossi del suo tempo, avevano ridotto la religione a un minuzioso esercizio intellettuale. Essi credevano, erroneamente, che la via verso la saggezza si trovasse in un campo minato di definizioni che cercavano di affinare sino a un'esattezza finale. Gesù invece insegnava che il solo intelletto non può mai portare alla verità. Senza amore, in realtà, non esiste alcuna verità finale. Senza costanza di intenti, nata dalla devozione del cuore, l'intelletto vaga senza fine, non può soffermarsi a lungo su nulla. Come dice la Bhagavad Gita nel capitolo secondo, coloro che mancano di fermezza nei loro intenti spirituali hanno un intelletto incostante e interessi che si moltiplicano incessantemente. Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. Quelli che ci riguardano, che ci stanno seguendo online, questo è un weekend dedicato alla famiglia spirituale di Ananda in Italia, e quindi adesso che vi unite anche voi, a noi siamo ancora più completi. Grazie. Per me è anche una cosa molto speciale poterlo fare insieme a Medavati, che insieme a Dayalan dirige il centro a Roma, dove anch'io ho potuto servire per parecchi anni, e posso ancora condividere con voi quanto è stato importante per me quel periodo in cui lavoravo, avevo famiglia, ma tutti quei preziosi momenti di kriya,
soprattutto se penso a quello che è stata la cosa più importante, diciamo, per me di quegli anni, è proprio che a Roma, città enorme, ci fosse un posto dove potevo andare, ritirarmi in me stesso, trovare ambiente gurubai adatti a creare questa vibrazione e praticare il Kriya Yoga, meditare, perché non è facile. Il Kriya Yoga ci porta nella direzione opposta alla quale ci vuole portare il mondo, o la signora Maya, la simpatica signora Maya. Oggi anche sarebbe stato il compleanno di mio padre e non lo sapevo quando stavo preparando questa piccola condivisione con cui volevo aprire, e quindi mi devo prima dire che lui è stato per me anche un'influenza spirituale molto importante, soprattutto quando ero piccolo. Questo non risale a quando ero piccolissimo, ma quando ero un bello e seccante adolescente. Avevo forse 16 anni e il mio ritmo scolastico era molto interessante. Praticamente la scuola iniziava alle 8:30, credo, e quindi io avevo la sveglia alle 8, poi la seconda sveglia non c'era bisogno di metterla perché c'erano i miei genitori giù che mi chiamavano: devi alzarti! E funziona adesso il microfono? Ok. Devi alzarti, quindi loro erano la seconda, no? La seconda sveglia. E io all'ultimissimo momento mi alzavo dal letto, mi piaceva farmi la doccia la mattina, mi bagnavo i capelli e non li asciugavo, perché che esiste una cosa come cervicale l'ho saputo solo in Italia. Cioè, per anni sono andato in bicicletta a scuola nel clima olandese con i capelli bagnati, ma non mi è mai venuto il cervicale. Dal momento in cui gli italiani mi hanno detto che quando vai in giro con i capelli bagnati prendi il cervicale, allora mi è venuto il cervicale. E così, la colazione la saltavo, prendevo velocemente una sorsa di tè, e arrivavo a scuola in genere giusto all'ultimissimo momento, prima che c'erano i controlli della puntualità. Ma mio padre, poverino, stava in un periodo di grande stress al suo lavoro, e lui era l'uomo più coscienzioso che si possa immaginare, e questa cosa gli dava sui nervi in un modo incredibile. Ma io, bello adolescenziale, e per me non esistevano altre persone oltre a me stesso. Non sapevo ancora che Dio avesse più di una volontà, in altre parole. E quindi non mi accorgeva di questo fuoco, questa pentola a pressione. Quindi una mattina vengo giù e trovo mio padre che esplode letteralmente e comincia a urlarmi e cose, e anche mia madre un pochino così in coro. E io ho preso il mio zaino, sono senza la sorsa di tè questa volta, sorsa di tè, e sono saltato in bicicletta, sono andato a scuola, e poi nel pomeriggio, invece di tornare a casa, sono andato a casa di un mio amico senza dire niente a loro, e anche ho dormito da lui. E chiaramente i miei erano molto preoccupati, soprattutto un pochino irritati con la madre di quel mio amico che non aveva avvisato loro che io ero... mi ero perso nelle fogne di Amsterdam, ma che stavo a casa di quell'amico. E piano piano poi ci siamo conciliati, tornata la pace. Ma poi mi è venuto da pensare, anche Yogananda quando era piccolo è corso via da casa, ma forse... Se pensiamo... a come lui, pensiamo, perché la lettura parla della ragione, no? E quindi la ragione, sappiamo, segue sempre il sentimento. Quindi quando, nel caso mio, le mie emozioni erano semplicemente torbide, come capita agli adolescenti, no? Avevo
una confusione dentro che non si dice, e con la grazia di Dio si dice in inglese saving grace, con la grazia che salva le persone. Ne sono uscito fuori a modo mio nei tempi naturali che mi erano concessi da questa stessa grazia che salva. Però il guru Yogananda è effettivamente corso via da casa. Il suo motivo era, lui aveva, se guardiamo al sentimento che c'era dietro, lui a 8-9 anni ebbe una visione, una cosa che a me non è capitato. Vide la luce divina Ishvara, e poi dice, se lo leggete nell'autobiografia di Yogananda, dice: da questa visione trassi la incrollabile determinazione di cercare Dio, perché sapevo che non esiste una gioia, una beatitudine più grande di quello. E quindi lui sapeva anche fin da bambino trasformare questa ricerca in azione. E quindi il fatto di, e poi pensa che strano, no, questo connubio, questa opposizione da una parte tra famiglia biologica e famiglia spirituale. Questo è importante per tutti noi capirlo. Se noi guardiamo la famiglia biologica di Yogananda, era praticamente perfetta. Suo padre era un discepolo di Lahiri Mahashaya, anche sua madre, i suoi genitori. Meglio di così, uno pensa, allora che c'è da correre via, no? Perché c'era di più. Lui voleva, aveva, il suo sogno era di poter andare nell'Himalaya e meditare soltanto ed esclusivamente sulla presenza, su Ishvara, su quello che aveva visto. E non c'era, e questo è importante capire, nei confronti dei suoi genitori, questa animosità che io avevo da adolescente. Lui rispettava suo padre, rispettava anche il fratello maggiore, e nell'autobiografia ci sono delle storie deliziose di come lui si comportava in famiglia, perché era anche deliziosamente umano, no? Come litigava con le sorelle, bisticci con le sorelle, c'era tutto questo, ma questo era il sentimento, diciamo, a uno strato più superficiale. Sotto c'era una totale accettazione di quello che erano i suoi genitori, anzi, lui era anche orfano di madre, naturalmente, che è una cosa traumatica per tutte le persone. E anche quando lui dice finalmente a 18, quindi questo scappare non riesce, ma quando lui a 18 anni ha preso il suo diploma e può andare via, perché ormai può decidere, dice a suo padre: non so esprimerti quanto sono grato di aver avuto un padre perfetto come te, ma lasciami andare e tornerò quando capirò un po' di più delle cose divine. Quindi non c'era, diciamo, una vera opposizione nella sua mente tra famiglia biologica e famiglia spirituale. Lui cercava un guru, questo era chiaro, era la prima cosa, ma nel fare ciò non è che respingeva la sua famiglia, li accettava, e nel momento in cui vacillava un attimino questa accettazione, quando lui è con Sri Yukteswar e incontra il suo guru Sri Yukteswar per la prima volta, cosa gli dice Sri Yukteswar? Voglio che torni dai tuoi genitori. No! C'era questo, era divino e umano allo stesso tempo. Lui era andato via con il nobile intento di trovare Dio e pensava: quando torno a casa mi derideranno tutti, no? E Sri Yukteswar dice una cosa molto interessante. Gli dice: perché dovresti escludere dal tuo amore per l'umanità i tuoi genitori, i tuoi parenti? Questa è una cosa che anche noi, da devoti, che stiamo creando insieme una famiglia spirituale, che quella famiglia spirituale deve includere anche la famiglia biologica.
forse non nei nostri intenti, perché non posso dire ai miei figli venite e vi faccio preparare per il Kriya e fra un anno potete fare il Kriya Yoga, mi deriderebbero in faccia. Però posso dire, posso accettare, il mio essere discepolo, diciamo, comincia con l'accettazione anche di loro, del loro karma, del karma dei miei genitori, esattamente così come sono. Però allo stesso tempo questa biologia, questa famiglia biologica ci sta nelle cellule, non c'è dubbio. Swami stesso racconta che una volta era una festa ed era già stato discepolo del maestro per tanti anni e tiene un bicchiere in mano e lo teneva non dritto ma un pochino così e osserva che era quello il modo in cui suo padre terreno teneva sempre il bicchiere e gli viene a pensare, mamma mia, quanto ti rimangono queste cose, no? È una cosa incredibile, ma la strada maestra lì è lavorare sempre profondamente sulla calma accettazione, che lo leggeremo dopo nella cerimonia della luce, è l'inizio del sentiero spirituale. Tutto inizia, anche ogni meditazione deve iniziare con una calma accettazione di tutto, di te stessa, di tutto quel circo che ci può essere nella tua mente subconscia, dei tuoi parenti, i tuoi figli, i genitori, tutto, tutto, e poi della tua famiglia della tua famiglia spirituale anche. La verità è che chiaramente noi, quando cominciamo a creare una famiglia spirituale, incontriamo tante... la sfida è che portiamo con noi tante cose dal nostro passato, no? E l'infanzia è sempre una fonte di ispirazione anche. Se vuoi conoscere una persona, un amico, aspetti un momento magico, magari intorno al fuoco la sera, gli chiedi di condividere un ricordo d'infanzia e lo conoscerai un pochino meglio. Perché quando siamo bambini abbiamo questi cinque sensi completamente aperti e tutto è magia, no? E quindi noi dobbiamo accettare. Il maestro diceva, i genitori ci vengono dati dal nostro karma e ce lo dobbiamo tenere, buoni o cattivi, ma gli amici ci vengono dati da Dio. Quindi anche quello che i nostri genitori ci danno, c'è sempre questa prima... tendenza del cuore del bambino di amarli e di fidarsi di loro. E chiaramente parte dello scopo del sentiero spirituale è di ritrovare questa innocenza, ma per ritrovarla bisogna lavorare sodo, bisogna purificarsi ogni giorno. Allora pensiamo a che cosa può essere un'infanzia felice e un'infanzia infelice. Ed è importante ricordare che quello che dice il maestro e Swami più di una volta, che cosa è buon karma? Buon karma è soltanto ed esclusivamente ciò che ti insegna la inevitabilità delle leggi spirituali, che ti fa capire quello che è veramente importante nella propria vita, la necessità di guardarsi dentro, di lavorare su se stesso, di trascendere sempre ogni giorno i propri limiti fisici, emotivi, mentali e così via. Allora, pensiamo alla psicologia di uno che ha avuto un'infanzia molto difficile, disfunzionale al massimo, poi con la famiglia, magari padre alcolizzato, genitori separati, a scuola sempre umiliato dai compagni, e questa persona entra in un gruppo di meditazione oppure viene in una comunità spirituale. Se questo è buono o cattivo karma per lui o per lei non dipende da quell'infanzia stessa, ma dipende da quella parte in lui o in lei che sa che c'è bisogno di contenere il processo reattivo.
che non c'è da proiettare sugli altri tutte le ingiustizie che ti sono state fatte quando eri un bambino. E allora, se tu hai capito questo, anche se hai veramente avuto un'infanzia molto, 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 molto difficile, con tante ferite ancora che ti porti appresso, tante frustrazioni, tante rabbie, eccetera, tutto questo diventa buon karma se hai capito soltanto una cosa molto piccola e molto importante, anzi fondamentale, che non è colpa della tua famiglia spirituale quello che ti è successo, quello che ti è successo non è neanche colpa tua, è soltanto un piccolo karma che hai dovuto vivere in questa vita, e la tua famiglia spirituale è l'opportunità di farlo, proprio perché se ti osservi bene, se osservi le tue reazioni a quello che fanno, quello che dicono, eccetera, le tue reazioni è una meravigliosa opportunità di conoscerti meglio. E guardiamo l'altro aspetto, uno che ha avuto un'infanzia fantastica, tutto a posto, genitori innamorati a vita, fratelli e sorelle con cui ci si divertiva, una bella casa, non mai problemi economici, e lui viene o lei viene in un gruppo di meditazione o in una comunità spirituale. È buon karma questo? Dipende, perché metti che quello lì, diciamolo Mario o Maria, incontra Enrico o Enrica con l'infanzia infelice, si incontrano e Enrico o Enrica per sbaglio sta veramente facendo del suo meglio, ma per sbaglio crea disarmonia perché sta smoltendo una cosa che ha a che fare con la sua infanzia. E tu, Mario o Maria, vedi questo e dici: ma che sta facendo? Ma questo crea solo disarmonia, buttiamola fuori, questo in questo gruppo non ci sta. Allora la tua infanzia felice, eccetera, eccetera, che ti metta a non fare quelle cose che fa Enrico, non ti ha dato buon karma. Il buon karma è quando anche tu hai capito che il privilegio che hai avuto di un'infanzia, tra virgolette, felice, non finisce lì. Bisogna continuare a lavorare sul proprio carattere, bisogna continuare a aprire il cuore e l'anima a Dio e permettere a Lui di cambiare questa argilla della nostra pancia in oro luminoso. E questo è possibile che tu abbia avuto una infanzia disfunzionale al massimo o un'infanzia perfetta e felice. Non soltanto è possibile, ma in entrambi i casi è ugualmente necessario. E il punto neutro in tutto questo è la famiglia spirituale, perché loro saranno per te come uno specchio. E siccome c'è la comunanza di intenti, il mio intento, la mia intenzione è di trascendere i miei limiti, di imparare a non giudicare l'altro, di contenere la mia reattività, di praticare l'autocontrollo, di purificarmi e anche di rilassarmi, non soltanto quando sono in meditazione, ma con loro, di avere pazienza, di rilassarmi, di divertirmi con loro. Se questo è chiaro, non importa da dove vieni, ma il tuo karma supremo e buono è proprio questo, di usare, si potrebbe dire, la tua famiglia spirituale per crescere insieme a loro. Non c'è gioia più grande di quella, credo, perché questo fa emergere la tua autenticità vera, quello che è più grande in te, quello che è più maturo in te. Nell'educare la vita, parliamo, Swami Kriyananda dice che la maturità è l'unico vero scopo dell'istruzione, dell'educazione, sia da parte dei genitori che dalla parte degli insegnanti. E poi dà della maturità, prima una definizione molto interessante, dice è quella capacità di saperti relazionare a delle realtà diverse
dalla tua. Allora c'è un'occasione migliore di quella che non di far parte di un gruppo di meditazione, dove vengono tutti da tutte le parti della società? Se poi vieni qui ad Ananda non soltanto da tutti gli strati della società, ognuno con il suo bagaglio karmico, ma anche da tutti i paesi del mondo. Qui ad Ananda abbiamo tanti paesi, abbiamo Slovenia, Croazia, Regno Unito, Germania, America, Olanda, Spagna. È una comunità di fratellanza universale. Allora qua l'opportunità migliore di imparare proprio questo. Se questo è il tuo intento, io voglio imparare a rapportarmi anche a chi è diverso da me, e allora sto zitto e ascolto, mi metto in pausa, come dice Uma spesso quando insegna queste cose, dice: metti pausa prima di reagire, spingi il bottone della pausa, ritirati e poi metti play, magari prima metti un altro disco. Il disco che stava per esplodere era heavy metal. Metti pausa, togli il CD e metti un bel disco di musica spirituale, lo rimetti e poi parli. Ok. Quindi, e poi menziona gli strumenti della maturità, Swami Kriyananda, sempre nel contesto di educare la vita, che sono il corpo, le emozioni, la natura dei sentimenti dell'uomo, la forza di la volizione, la capacità, la forza di volontà e l'intelletto. E cosa notata? L'intelletto viene per ultimo, perché la ragione segue il sentimento. L'esempio più drammatico è, secondo me, quando nella Germania nazista, Germania che è il paese dei filosofi profondi, anche di compositori che hanno scritto musiche, per quanto mi riguarda, immortali, una grande civiltà germanica, e hanno avuto questo passaggio karmico di 12 anni quando è venuto al potere Hitler, e i professori universitari a un certo momento si sono messi a insegnare nelle loro cattedre la teoria delle razze, la superiorità della razza ariana, che non ha nessun fondamento scientifico. E questi erano professori universitari. Puoi immaginare dove va l'intelletto quando non è ancorata in un cuore calmo. Quindi il modo migliore, forse, per creare una mente chiara, una ragione libera, un intelletto libera, è allora praticare la devozione. Devozione è amore, però con l'aggiunto di un altro ingrediente, quello della forza di volontà e della concentrazione. Se tu ti affidi al cuore umano, allora un giorno si innamora, il giorno dopo c'è la luna storta e vedi altre cose nel compagno, nella compagna, oppure sei irritabile a questo e quello. Sono tutti tratti umani e vanno benissimo, perché la commedia umana è bella e divertente, va benissimo, è da accogliere. D'altra parte, se tu aggiungi a questo amore del cuore anche l'elemento della concentrazione e della forza di volontà, e quindi tu concentri i sentimenti del cuore regolarmente al punto tra le sopracciglia, come ho visto purtroppo solo una piccola parte della lezione con Arudra e Mahia, ma so che stavano facendo proprio questo. Allora piano piano cosa succede? Il cuore diventa stabile, meno suscettibile ai cambiamenti, meno mutevole. Quando il cuore diventa più stabile, conosciamo anche meglio quello che c'è sotto, i nostri sentimenti veri, più profondi, che Dio vede in noi, che il Maestro vede in noi e che noi magari sospettiamo di avere. Ma quando pratichi questa calma, questa concentrazione, la tua capacità di amare si moltiplica in un modo
meraviglioso. Stranamente, poi in Italia, quando parli di amore impersonale, devi sempre stare un po' attenti, perché l'Italia è un paese, gli italiani sono un popolo di cuore, no? E quindi dice, ma se impersonale, cioè, che è una cosa asettica, non esiste, no? Ma non vuol dire questo, vuol dire soltanto che, e anche qui torniamo al concetto di famiglia spirituale, che tu se ami, se hai imparato ad amare o ad accettare con calma la tua famiglia biologica, allora da quel punto devi anche cominciare ad amare e ad accettare tutti gli altri, ma non solo quelli che ti piacciono, perché anche nelle comunità esistono karma tra le persone, no? Jyotish mi ha detto, a volte capita tra le persone in una comunità che sono spiritualmente molto avanzati di avere un karma di conflitto che dura per anni, e ci lavorano, non è quello il punto, ma solo per dirti quanto è forte quel karma, no? Allora, amore impersonale vuol dire, e me lo disse Uma una volta, la stavo accompagnando all'aeroporto ed era molto bello, perché dice, oh, sono un po' stanco perché ho avuto una counseling dopo l'altro. E poi disse con grande disinvoltura, disse, ma devo dire comunque che la persona davanti a me era la persona più importante del mondo. Capite l'intenzione? Quando tu stai con una persona o con un gruppo di persone, questo è amore impersonale, nel senso che in quel momento non c'è bisogno di pensare al tuo marito, a tua moglie, ai tuoi figli. Stai con quella persona e ci stai completamente. È la persona più importante del mondo. Chiaramente questo è possibile solo se c'è anche un certo distacco dentro di te, una capacità di tenere il tuo cuore libero. Ma da questa libertà ti puoi dare completamente, e poi dopo, se arriva un'altra persona, quella è la persona più importante del mondo. Non è questo capriccioso, è profondo. È profondo e segno di grande, grande forza e di maturità anche. I maestri dicono che... Ah, volevo velocissimamente, c'è ancora tempo, condividere una storia di questo possibile conflitto che ci può essere anche tra persone, tra devoti molto avanzati. Io ho sentito dire, tra l'altro, no, Swami, che a volte anche il guru e il discepolo non si piacciono tra di loro. Soltanto che questo non ha nessuna importanza. Guardiamo la storia di Kumar in Autobiografia di uno yogi. Kumar piaceva a Sri Yukteswar, nel senso che lui vedeva una bellezza in lui, una luce che splendeva. L'unico problema è che tutti gli altri nell'ashram non vedevano questa luce, e quindi lui lo nomina leader, capo dell'ashram, del manager dell'ashram, soltanto che le persone continuano a venire da Yogananda, perché Yogananda li accoglieva, li accettava, li amava, e Kumar stava lì più a fare una one man show, no? E allora Kumar si arrabbia, va dal maestro, da Sri Yukteswar. Sri Yukteswar dice, va bene, evidentemente non sei capace di fare il manager, torna al tuo posto e Yogananda può continuare a fare il manager. E Kumar non ce la fa a rimanere nell'ashram, e a un certo punto Sri Yukteswar è costretto a mandarlo via, piange per un attimo e poi dice, il mondo deve essere ancora il suo guru, il mondo, il freddo mondo deve essere ancora il suo guru. Come reagisce Yogananda su questo, no? Il preferito del maestro, cosa dice lui? Non ero felice quando è stato mandato via questo Kumar. Prima di tutto dice, questo è molto importante, una grande chiave, dice, la mia natura
non viene quasi mai condizionata dai dettagli. Allora, i dettagli sono, vedi una persona e porta un paio di pantaloni che non ti piacciono, ok? Allora, se tu hai una mente, più il tuo cuore diventa oceanico e la tua coscienza si allarga, più questo diventa un piccolo pesciolino nel mare, non fa niente, non importa. Più la tua coscienza è ristretta e più arrivi al punto dove vedi una persona che porta dei pantaloni che non ti piacciono e la tua giornata è rovinata. Tutto dipende da dove è il tuo cuore e quanto è grande la tua stessa coscienza, quanto è espansa la tua stessa coscienza. Allora c'è Naya Swami Asha che condivide tantissime cose su Swami e sulla sua vita sul suo canale di YouTube e racconta di avere una storia, un karma con una devota lì al village che era difficilissimo, si odiavano tra di loro. E questo era all'inizio, non si sopportavano, era impossibile, eppure dovevano collaborare. Questo era i primi anni di Ananda, quindi prima era una comunità ancora molto più piccola, per cui questi conflitti, queste dinamiche conflittuali spiccano ancora di più, condizionano ancora di più. E poi c'era anche l'altro fatto che Swami Kriyananda era ancora completamente presente e attivo nella leadership. E quindi loro ci lavorano veramente, no? E magari cercano di pregare l'uno per l'altro, Divina Madre. Manifesta la tua presenza risanante in lui, ma non troppo. E ci lavorano e vanno anche a chiedere a Swami, e Swami dice, non è che posso fare molto, continuate a fare Kriya. E a un certo punto tutte e due hanno un sogno ed è il sogno, credo che sia anche uguale, in cui in una vita, adesso non mi ricordo i dettagli, quindi forse mi invento qualcosa, però Asha era, no, l'altra era una regina o una principessa che doveva sposare un principe e Asha gli ruba l'uomo. Sono cose che succedono. E in un'altra vita Asha era, e tutte e due erano cantanti famose, no? E Asha mette nel caffè dell'altro un po' di veleno, per cui per a vita le sue corde vocali vengono bloccate, così lei ha il campo di battaglia per se stessa. Vanno tutte e due da Swami con questi sogni. Swami dice, mi viene da pensare che questi potrebbero essere stati sogni supercoscienti, quindi... Però ricordatevi, questo è passato. Avete il bellissimo karma di stare qui ad Ananda a imparare a non rompere le scatole agli altri, facendo Kriya Yoga, no? E quindi lavorateci sopra, lavorate. E piano piano, con la comprensione, questo karma comincia prima a mitigarsi e poi, apparentemente, a dissolversi completamente. Ho detto apparentemente, perché poi c'era un'iniziazione al Kriya Yoga, no? E nel Kriya Yoga, sapete, ci vestiamo, in genere nelle iniziazioni ci si veste di bianco. E quindi, bellissima iniziazione, e dopo c'è un rinfresco, no? E allora Asha sta con un caffè in mano, una tazza di caffè, quelli americani, non quelli italiani, che sono acqua colorata praticamente, bicchiere pieno, e la sua amica, che prima era stata nemica, viene da lei e parlano, e all'improvviso Asha, senza sapere quello che fa così col caffè e la conseguenza è una bellissima grande macchia nera sul vestito immacolata della sua amica, e si guardano tra di loro e poi cominciano a ridere tutte e due. E questo fu veramente la fine della storia. Solo per dire che è possibile. Se ti trovi con un karma del genere, alle prese con le tue preferenze, le tue antipatie, le tue repulsioni, eccetera, eccetera, sappia che questa è una bellissima occasione di imparare una bellissima lezione. Soltanto che qui il lavoro è serio.
È un lavoro serio. Ecco perché i nostri gruppi di meditazione sono così piccoli. Allora, un'altra cosa da... E anche le comunità sono piccole. Ricordatevi che anche se Swami, come ha detto Anand ieri, Swami Kriyananda ha detto che fra 100 anni forse, guardando indietro, quello che stiamo facendo noi qui sarà vista come la cosa più importante. Però i veri cambiamenti nel mondo avvengono, iniziano sempre nel piccolo, iniziano in una persona, poi in due, poi in tre, che si mettono insieme, e questo, e poi poverini politici ci arrivano per ultimi. Quando vedono che la società è cambiata, vedono il carro dei vincitori, si affrettano, saltano sul carro e dicono: saltate, sapete, questa idea delle comunità di fratellanza mondiale è una buona idea. Però siamo ancora molto piccoli. Se tu guardi anche questi video delle nostre comunità, dei nostri ministri, eccetera, il numero di visualizzazioni sarà al massimo 1000, un po' di più, un po' di meno, e poi vai a vedere un video di Donald Trump e vedi che magari di visualizzazioni ce n'ha 1 milione. Siamo piccoli, però questo è il nostro privilegio, no? Abbiamo questo coraggio fortissimo, rimaniamo sempre consapevoli di questa fiamma dentro di noi. Siamo piccoli, ma siamo anche eletti. Come dice Swami, Gesù ha cominciato con 12 apostoli, uno l'ha tradito, però quelli che rimanevano hanno cambiato il mondo. Allora, quindi per concludere, stranamente, delle 8 qualità di Dio, che sono luce, suono, pace, calma, amore, saggezza, gioia e forza, la più importante è la calma. Sembra molto strano, perché uno direbbe deve essere l'amore, no? O deve essere la gioia. Però per la loro funzione nella pratica quotidiana, è la calma la cosa più importante, perché rende possibile tutte le altre cose. Perché si manifesta una gioia più profonda di quella di un'emozione effimera, bisogna saper accedere a degli strati più profondi nel proprio cuore. E quindi bisogna consapevolmente, come fine a se stesso, sviluppare la calma. Okay? Allora, pensando quindi che la devozione alla Divina Madre, che noi possiamo fare, che noi possiamo coltivare, è il modo migliore per arrivare alla maturità, però non soltanto in meditazione. Quindi tu puoi avere una meditazione bellissima dove senti proprio questa presenza di questa madre divina, questa meravigliosa madre divina che risplende in ognuno di noi e senti questa forza, ma poi quando vai al lavoro o quando vai a preparare la colazione o vai al tuo gruppo di meditazione, devi provare a trasformare in azione quello che hai guadagnato nella tua meditazione, perché altrimenti succede che stai nel tempio, mediti, poi vai a casa, cominci a rompere le scatole a tutti e il tuo compagno o tua compagna dice: senti, perché non rimani tutto il giorno nel tempio? Quindi cercalo a tutti i livelli. E la devozione quindi è coltivato insieme alla calma nel cuore. Allora, pensando a questo, volevo finire con un sussurro dell'eternità che ci portiamo a casa. È il numero 167, lo leggo in italiano e poi lo leggerò anche in inglese. E dice: O spirito, poiché nessun lavoro è possibile senza prendere in prestito da te il potere per compierlo, insegnaci a non considerare nessun lavoro più importante della tua opera spirituale. Insegnaci a sentire che nessun dovere è più importante di quello che abbiamo verso di te, perché senza di te non è possibile alcun dovere.
insegnaci ad amare te sopra ogni cosa, perché senza la tua vita non possiamo vivere, e niente e nessuno possiamo amare senza il tuo amore. Segui il tuo sogno verso la libertà, anche se porta molti ignoti. Una volta che la strada è conosciuta, non ti serve l'approvazione di nessuno. Vai avanti anche da solo. La tua anima conosce la via, cerca la libertà e non indugiare. E se nessuno ti segue, vai avanti da solo.